Parliamo di questo evento I Nuovi Mostri, cos'è? Allora, I Nuovi Mostri è un evento che vuole ricordare e riportare alla mente qualcosa che avevamo creato qualche anno fa, 30 anni fa, qualche anno fa. E tutto è nato da alcune cose che sono venute da ognuno di noi. Ci siamo ritrovati con un DJ, ci siamo ritrovati con delle casse, con degli amplificatori, con delle luci e abbiamo deciso di creare a Cleto una discoteca. Anni 90 andava molto, la discoteca era qualcosa che comunque tutti cercavano e la sera si usciva per andare a ballare, molto più di quello che si fa oggi. E quindi da quello è nata la discoteca di Cleto, dei Nuovi Mostri. Quindi tu mi stai dicendo che non essendoci una discoteca qua a Cleto, voi avete portato a Cleto la discoteca. Di che anno parliamo esattamente? Ti ricordi il primo Nuovi Mostri quando fu? Guarda, ci abbiamo lavorato molto con la memoria. Il primo è dell'89. L'idea è nata perché quelli erano i periodi fine 80, primi anni 90, dove non è che non c'era qui a Cleto la discoteca, diciamo che per andare a ballare qui i chilometri erano tantissimi, si parla di oltre 70-80 chilometri per andare a ballare. C'era una discoteca sopra Campora che per qualche anno insomma ci ha accompagnato nelle serate e da lì poi, dalla chiusura di quella, è nata anche la discoteca di Cleto. Ultima domanda, quale canzone ti ricorda insomma questi Nuovi Mostri, se ci dovessi pensare? Una canzone che dici, guarda, io domani sera, il 18 agosto 2019, sicuramente la ballerò. Noi avevamo The Summer is Magic, The Rhythm of the Night, diciamo che gli anni 90 hanno caratterizzato fortemente tutta la musica dei Nuovi Mostri e poi anche a oggi. Io non so se oggi avete visto quante discoteche ripropongono comunque musiche anni 90, perché la musica più ballata è quella che più ricercata. Adesso io non so se a ballare vanno più i 35-40 anni, quarantenni o più i giovani, però la musica che si balla di più è quella anche oggi. Allora, Nuovi Mostri, 30 anni praticamente di musica, eventi, una storia, cosa ne pensi? Guarda, erano anni che ne parlavamo con i nostri amici, però come puoi ben immaginare la difficoltà anche dal punto di vista logistico, chi a Roma, chi a Milano, chi in Canada, era praticamente un sogno realizzare una giornata di questo tipo. Lo scopo è molto semplice, ovviamente c'è la discoteca dietro, la musica degli anni 90, ma in realtà ci sono dei valori che ci contraddistinguono, sono l'amicizia, l'affetto, il rispetto di quegli anni che ha caratterizzato un periodo importante della nostra vita e oggi riuscire a poterci ritrovare, non tutti perché ovviamente chi non ha coinciso diciamo il periodo di vacanza, ma attraverso i social c'è l'opportunità magari di condividere anche in maniera semplice questa serata. Noi speriamo che ci siano molte persone, ma al di là di tutto il messaggio che vogliamo lanciare è che ci sono alcuni valori che devono contraddistinguere l'esistenza delle persone e questi valori noi lo testimoniamo attraverso un nome, I Nuovi Mostri, che nascono diciamo da alcuni amici che hanno proposto questo nome così, ma dietro la discoteca, dietro questo nome c'è, come ho detto prima, lo ribadisco, il valore dell'amicizia, del rispetto e dell'amore di quegli anni che vogliamo riproporlo in questa serata. Dicevamo, Nuovi Mostri Event a Cleto dopo 30 anni, cosa provi tu insomma a replicare o forse non a replicare, a fare una cosa del genere dopo 30 anni? Ma guarda, innanzitutto una grande emozione, un piacere ritrovare gli amici di una volta, ripercorrere i tempi passati, ritrovarci nella gioia delle serate di divertimento, che non era solo il divertimento nostro, ma era offrire anche alla comunità delle serate diverse per passare un'estate da non dimenticare. Se dovessi ricordarti di un momento di un'estate particolare, c'è stato un momento di goliardia che non dimenticherei mai di questi 30 anni? Ma i momenti non è solo uno, sono tutte le serate che abbiamo fatto, perché si cominciava da qualche giorno prima, alla preparazione, al montaggio, alla serata, a smontare, a chiudere poi la notte con una birra e un panino. Quindi molto in tranquillità, molto in libertà, cose che Mario oggi si vivono meno e invece un tempo si godevano di più. Quindi invitiamo le persone a partecipare domani, numerose, anche perché so che è stato pubblicizzato non soltanto qua a Cleto, ma a Campora, Mantea, hanno girato.
Sì, ecco, invito tutti a partecipare a questa serata e vi dico già da ora che non ve ne pentirete, quindi partecipate numerosi e soprattutto venite a divertirvi con noi.